Buonasera, buonasera da Onda Rigi in primo piano. L'avete sentito nell'anteprima la politica, le dimissioni a Palazzo San Francesco verso il ritiro con il rebus della nuova giunta, il cosiddetto Di Piero bis. Manca ancora l'intesa, soprattutto sulla delega al bilancio. Facciamo il punto nel nostro servizio. Ultimo giro d'orologio per la crisi di Palazzo San Francesco, ancora una settimana per il sindaco della città Gianfranco Di Piero che si appresta a revocare le dimissioni rassegnate lo scorso 31 ottobre al termine della seduta del Consiglio Comunale. La settimana che si apre decisiva sul fronte della risoluzione della crisi e della ricomposizione di un nuovo esecutivo per rilanciare l'attività politico-amministrativa della città. Quasi 2 mesi di incontri e trattative per sbrogliare la matassa, istituzionalizzare l'ingresso in dell'ex civico Gianluca Petrella, un passaggio politico che consente al sindaco di rivedere gli assetti di giunta, anche se oltre gli 8 non si andrà, circostanza che non lascia del tutto sereni gli addetti ai lavori, sindaco in primis. In questa settimana è tempo di mettere mano ai nomi, alle deleghe, per trovare la sintesi, non mancano indicazioni da possibili ritorni a new entry. Tra le novità è possibile che il PD dia un appoggio interno, nel senso che potrebbe restare in giunta con un altro assessore al posto dell'ormai ex vice sindaco. Il nodo da sciogliere riguarda la delega al bilancio, finora tenuta da Katia Di Marzio, figura tecnica oltre che politica. Trovare un'altra indicazione non sarà facile. Si punta a chiudere la partita in settimana per formalizzare la revoca entro il 20 novembre, ultimo giorno utile, salvo sorprese. D'altronde l'8 ad 8 non è del tutto rassicurante. E ora l'ospedale in affanno, ok per il nuovo mammografo, ancora investimenti con i fondi del PNRR, risonanza magnetica a step. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Ancora investimenti con i fondi PNRR per l'ospedale dell'Annunziata di Sulmona, con apposita deliberazione dello scorso 8 novembre firmata dal direttore generale Ferdinando Romano, l'ASL ha dato il via libera per l'acquisto di un nuovo mammografo necessario per lo svolgimento degli esami MOC. L'investimento riguarda anche presidi ospedalieri di Pescina e L'Aquila. Per quanto riguarda il nosocomio Peligno, il progetto esecutivo approvato dall'azienda sanitaria ha avuto un costo di 3.500 euro, mentre la spesa completa è di 63.000 euro. Lo scorso 17 giugno il macchinario dell'ospedale sulmonese era andato in tilt, costringendo gli operatori ad annullare circa 30 prestazioni sanitarie nel giro di una settimana, per cui ben vengano nuovi investimenti in attesa dei rinforzi anche per le risorse umane sempre più carenti nelle diverse unità del presidio ospedaliero. L'ASL continua a reclutare specializzanti e a richiamare medici in pensione, ma le carenze non si contano sulle dita di una mano. Intanto a breve sarà inaugurata la nuova risonanza magnetica, un avvio per step con un ciclo di esami prenotabili dopo 5 anni di lunga battaglia. La cronaca giudiziaria con il caso dell'anziana circuita e contesa sequestrato, il testamento dell'indagato va avanti, l'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Sulmona. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Nuovo impulso alle indagini per l'eredità contesa a Prato La Perigna. Nei giorni scorsi, nello studio professionale di un pubblico ufficiale, si sono presentati gli operatori di polizia giudiziaria per sequestrare uno dei testamenti oggetto della vicenda. Si tratterebbe di un atto che uno degli indagati dell'inchiesta penale avrebbe ottenuto dall'anziana contesa deceduta nelle scorse settimane. La donna di 90 anni, le cui condizioni di salute si erano aggravate nell'ultimo periodo, è morta nell'abitazione di una vicina di casa che aveva nominato nel 2021 come erede universale davanti al notaio. La storia ha avuto più di una coda giudiziaria. Il filone penale aperto dalla procura vede indagati in 5 tra nipoti e parenti per circonvenzione di incapace, un'accusa legata alla distrazione di 450.000 euro dal conto della donna, ancora da riscontrare in sede dell'incidente probatorio, nel corso del quale il giudice per le indagini preliminari lo scorso 14 settembre aveva designato un perito. L'anziana, ad onor del vero, aveva effettuato le bonifici in tal senso. Il filone civile per la nomina di un amministratore si è chiuso con il deposito del certificato di morte. Le nipoti dell'anziana avevano evidenziato l'inopportunità della scelta di nominare quale amministratore provvisorio proprio la madre della vicina designata erede universale, circostanza che aveva spinto il giudice PM a recarsi a casa della novantenne per un sopralluogo. Lo scenario che si apre è più complicato e delicato, poiché di mezzo c'è l'eredità contesa tra il fratello, la giovane nominata davanti a
davanti al notaio, gli altri congiunti, cose fortunatamente non dell'altro mondo, dove l'anziana potrà riposare in pace. Intanto la procura va avanti con le indagini e ha disposto il sequestro di uno dei testamenti spuntati nell'ultimo minuto. E ancora il caso del giovane massacrato di botte nella notte di Halloween. È stata trovata e sequestrata dai carabinieri l'arma del pestaggio. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Va avanti l'inchiesta sul pestaggio di Halloween, costato caro a un quarantenne di Sulmona, ancora in convalescenza per i 30 giorni di prognosi rimediati a causa dell'aggressione. Il pestaggio sarebbe stato perpetrato con una mazza spranga usata come arma, che nei giorni scorsi è stata trovata e sequestrata dai carabinieri della compagnia di Sulmona che si stanno occupando del caso. I militari avevano già sentito alcune persone a sommarie informazioni, avevano acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un locale. Sul caso, la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo di inchiesta, proceduto all'iscrizione di due giovani del posto in base alla denuncia della vittima. Tuttavia, sulla dinamica dell'aggressione, avvenuta intorno alle 4 del mattino del 1 novembre scorso, ci sarebbero diversi elementi da chiarire. Dal racconto reso dalla vittima, è venuto fuori che il quarantenne, dopo aver fatto serata in un locale della zona, aver avuto i primi battibecchi, sarebbe stato picchiato brutalmente nella villetta di Porta Napoli. A seguito del pestaggio, il giovane avrebbe tentato di lasciare il luogo, arrivando fino all'arco di Porta Napoli, dove ha chiamato aiuto contattando il numero di emergenza del 118. È stato quindi trasportato in ospedale, dove i medici hanno refertato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni e hanno applicato 30 punti di sutura, visti i tagli riportati sul viso e sulla tempia. Non uno scherzo. Diverso il racconto reso dai presunti aggressori, che respingono tutte le accuse. Le lesioni riportate dal giovane non sarebbero imputabili agli indagati, stando all'altra versione dei fatti. Le indagini sono in corso. La cronaca ora ci porta in Altosangro. Con lo scacco allo spaccio, un pusher è stato perquisito e arrestato dai carabinieri, 100 grammi di droga e anche un bilancino di precisione. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Continua lo scacco allo spaccio in Altosangro. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno proceduto all'arresto di un giovane di 27 anni, CC le sue iniziali, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma, dopo un breve periodo di osservazione e controlli eseguiti attorno al giovane, hanno eseguito un decreto di perquisizione con lo scopo di corroborare le indagini in atto. All'esito delle operazioni di polizia giudiziaria, il giovane è stato trovato in possesso di quasi 100 grammi di droga suddivisa tra hashish e marijuana, nonché di un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento dello stupefacente. L'attività svolta è conseguenziale all'incremento delle azioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti nell'area di Castel di Sangro. Il giovane arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Sulmona. Tutti gli elementi raccolti dovranno trovare conferma in sede processuale fino all'eventuale pronuncia di una sentenza definitiva. Ci fermiamo con la prima parte a tra poco con le nostre notizie. Oggi siamo al Frantoio Terra Antica per parlare delle olive. Venite con me. Oggi parliamo della pianta di ulivo. La pianta di ulivo produce frutti che si chiamano olive. Dalle olive, con la molitura, si ottiene il succo di frutta, chiamato olio di oliva. L'olio è un succo di frutta che per l'uomo è un alimento completo, quindi non un comune condimento. Essendo un alimento essenziale, deve contenere requisiti di salubrità e componenti biologici che fanno bene alla salute. Vale a dire, bassa acidità, molti polifenoli antiossidanti e pochissimi perossidi. Quindi l'olio è il succo di frutta delle olive. Solo la lavorazione a freddo, con olive fresche appena colorate, senza acqua calda di processo, con una lavorazione rapida, senza permanenza all'aria, garantisce un buon olio extravergine. Una volta ottenuto un ottimo olio, va conservato in appositi contenitori, evitando il contatto con l'aria.
Casa Funeraria Santilli, un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità. Siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno. Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato, garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita. Casa Funeraria Santilli, via Edward Lear, a Sulmona. Dobbiamo mettere la benzina, dove la mettiamo? Francesco Marinucci! Va bene, andiamo! Go, go! MF di Francesco Marinucci, distributore gommista. Correttezza, onestà, professionalità e velocità. Abbia scelta di pneumatici multimarca a prezzi convenienti. Viale Mazzini 143, Sulmona. È fondamentale riposare bene. La serenità della vita dipende anche dalla qualità del sonno che va ricercata nella rete, nel materasso e nel guanciale. La scelta del nostro sistema di riposo va fatta con cura. Deve adattarsi alle nostre caratteristiche ed essere realizzato con materiali di qualità. Affidati a Semiflex, fabbrica materassi artigianali, memory, in lana e a molle, reti e doghe anche motorizzate, lavaggio lana e inoltre lavori di tappezzeria per ridare nuova vita a sedie, poltrone e divani. Semiflex è da sempre alla ricerca di soluzioni all'avanguardia, mescolando innovazione e tradizione. Fabbrica e showroom in via Alessandro Volta, zona industriale, Raiano. Lavorare con passione. E questo è il nostro segreto. LPG Legno, dal 1997, realizza tetti, tettoie, gazebo, casette e garage in legno di alta qualità. Pali a recinzioni in pino impregnato e castagno. Case residenziali antisismiche, dall'ideazione alla posa in opera. Alla LPG Legno, le tecniche più all'avanguardia e le lavorazioni artigianali ci aiutano a raggiungere l'eccellenza. Contattaci per costruzioni civili e industriali. Per le pubbliche amministrazioni siamo sul MEPA. LPG è centro lavorazione legno autorizzato. Progettazione e stabilimento a Raiano, zona industriale. 347 588 7107. LPG Legno, la tradizione artigiana incontra l'innovazione quotidiana. Il centro acquisti Nuovo Borgo presenta Borgo in Fiera, 3 giorni di esposizione con l'eccellenza del territorio Abruzzo, ma anche musica, ballo, performance live e defilé. E poi verrà eletta Miss Borgo. 24, 25, 26 novembre, vieni al centro acquisti Nuovo Borgo in Viale della Repubblica a Sulmona. Emporio Tessile Lauri, arredamento e tendaggi. Il tuo punto di riferimento a Sulmona per tende da interno, tende da sole, zanzariere, tende tecniche, gazebo, tappezzeria e pergotende. Scopri tutta la nostra selezione di filati per arredare i tuoi spazi. Realizziamo anche confezioni grazie alla nostra sartoria. Emporio Tessile Lauri vanta un'esperienza che ci contraddistingue dal 1980. Vieni a trovarci, siamo a Sulmona in via Cornacchiola 48. Emporio Tessile Lauri, professionalità dal 1980. Seconda parte, ripartiamo dalla cronaca. I ladri tornano nel nucleo industriale di Sulmona, ha rubato il furgone a un'attività. So chi è stato, così la vittima nella caserma dei carabinieri all'atto della querela contro ignoti. Il nostro servizio.
Il nucleo industriale di Sulmona torna nel mirino dei malviventi. Nei giorni scorsi è stato infatti asportato da ignoti un furgone appartenente a un'attività della zona dal valore di circa 4.000 euro. A scoprire il furto è stato il proprietario del mezzo, nonché esercente del locale. L'attività è collocata in un complesso di uffici, una sorta di incubatore. Per questo i carabinieri della compagnia di Sulmona, che hanno raccolto la querela della persona offesa, stanno esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza che si concentrerebbero tuttavia solo sull'ingresso e parte del piazzale dell'incubatore in questione. È un furto che colpisce i sentimenti, ma ho dei sospetti ben precisi a riguardo. Ora non posso dire di più, si sfoga il commerciante, confidando nell'operato delle forze dell'ordine. Faccia a faccia con i ladri anche in Alto Sangro, si resta nel mirino dei malviventi. Tanta paura la scorsa notte per una donna di circa 60 anni. Sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. Faccia a faccia con il ladro nel cuore della notte. L'Alto Sangro resta nel mirino dei malviventi. Un furto coscasso è andato a segno tra sabato e domenica in un'abitazione collocata sul territorio comunale di Castel di Sangro. Erano circa le 3 quando un uomo verosimilmente di origine straniera, incappucciato, avrebbe fatto irruzione in un'abitazione di una sessantenne del posto, utilizzando arnesi da scasso senza lasciare evidenti danni. Il bandito è riuscito a trasportare la somma di 300 euro dal portafoglio che la donna aveva lasciato in casa. L'azione delittuosa sarebbe stata interrotta dall'inquilina, che si è destata dal sonno a causa dei rumori avvertiti. Quindi faccia a faccia con il ladro, che poi, scoperto sul fatto, si è dileguato fuggendo a bordo di una vettura condotta da un complice. La vittima del furto, ancora scossa per quanto accaduto, si è recato nella caserma dei carabinieri per sporgere querela contro ignoti. Si tratta del quinto furto nel giro di pochi giorni, senza contare l'incursione nel parcheggio coperto di Roccarà. Quanto basta per tenere alta l'attenzione. E ancora la cronaca cade nella città dimenticata. Il comune è condannato a pagare ben 10.000 euro a titolo di risarcimento di una donna proveniente fuori regione, una vicenda che risale al 2021. Sentiamo che cosa era accaduto nel nostro servizio. Cadde vicino al negozio sfitto e nella città dimenticata. Risarcirla sarà comune. Lo ha deciso il giudice civile del Tribunale di Sulmona, che ha condannato l'ente nella persona del sindaco legale rappresentante a risarcire una donna di 57 anni residente fuori regione. Il comune dovrà versare una somma di 6.200 euro più gli interessi legali, senza contare circa 4.000 euro di spese di giudizio. La vicenda risale al mese di ottobre del 2021, quando, nella zona di Corso Video, la donna era inciampata nella fessura che si era venuta a creare intorno a un tombino, collocato vicino all'ingresso di un'attività commerciale che era dismessa. Una caduta rovinosa rocambolesca che aveva creato più di un problema alla sfortunata 57enne, lesioni, perfino fratture. Si è quindi aperto il giudizio, nel corso del quale il Tribunale di Sulmona ha accertato che la fessura non era segnalata per la scarsa illuminazione della zona, per cui il sinistro non era evitabile da parte della donna, neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza, come si legge nella sentenza. Da qui la condanna al pagamento di 6.000 euro in favore dell'attrice, assistita dall'avvocato Andrea Lucci, e delle spese di giudizio per altri 4.000 euro, per un totale di 10.000. Paga Pantalone. E arriviamo così al treno dei parchi, tutto esaurito per la domenica con il capolinea di Pettorano sul Gizio. Vediamo tutto nel nostro servizio. Pettorano sul Gizio nel circuito della ferrovia dei parchi. La tappa speciale della giornata di ieri ha fatto registrare il tutto esaurito. Si tratta di una prima assoluta dopo le esperienze realizzate negli anni scorsi in coincidenza con la Sagra della Polenta. Una locomotiva a vapore, carrozze 100 porti anni 30, biglietti a ruba. Il convoglio è partito alle 8.45 da Sulmona, attraversato i borghi di montagna, facendo tappa a Palena, Campo di Giove e Canzano per fermarsi infine a Pettorano sul Gizio. Una proposta turistica di successo, paesaggi unici, accoglienza nelle stazioni di montagna dell'Abruzzo a base di prodotti locali. Sì, ci sta piacendo, poi ci sono le guide che sono molto brave, quindi ci stanno spiegando un po' tutto.
Gruppo vacanze del liceo, ci siamo ritrovate per tornare qua sul trenino d'Abruzzo, bellissima esperienza, consigliatissima. È distratto dal paesaggio esterno, quindi non ci presti tanta cura, guardi fuori ed è bellissimo. E si chiude il sipario nel vero senso della parola sul Sulmona International Film Festival, vediamo quali sono stati i cortometraggi premiati nel servizio di Marco Malvestuto. Un incredibile successo di pubblica e di critica per la 41esima edizione del Sulmona International Film Festival, andata in scena al Cinema Pacifico della città Peligna dall'8 all'11 novembre, promossa da Sulmona Cinema APS, guidata dal presidente Marco Maiorano e dal direttore artistico del festival Carlo Liberatore. 4 giorni di cortometraggi italiani e internazionali, di animazioni, di documentari, di lungometraggi e di talk aperti al pubblico che ha preso parte all'evento. Sono stati 48 i lavori proiettati, alcuni dei quali inediti, selezionati tra più di 1200 candidati provenienti da 18 paesi. Tanti gli ospiti che hanno partecipato alla manifestazione e che hanno dialogato in sala con il giornalista e critico cinematografico Davide Stanzione, come tanti sono i momenti da ricordare di un'edizione che ha ospitato Pietro Castellitto e Micaela Ramazzotti, premiati con l'Ovidio d'Argento, in quanto eccellenza del futuro del cinema italiano. I lavori sono stati giudicati da una giuria d'eccezione guidata dai fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo e composta da Isabella Aguilar, Federico Gironi e Gaia Sidoni. L'ultima giornata, quella delle premiazioni, ha visto anche la partecipazione della cantante sulmonese Nicole Tuzzi, che ha eseguito un medley di alcuni brani da lei riarrangiati in chiave acustica. Tu fossi nel mio cuore per un giorno, potresti avere un'idea di ciò che sento io quando mi abbracci. Il secondo talk della 41esima edizione del Sulmona International Film Festival, svoltosi sabato 11 novembre, ha visto la partecipazione dell'attrice e regista Micaela Ramazzotti, intervistata dal giornalista e critico cinematografico Francesco Alò, e l'occasione è stata utile per discutere di Felicità, esordio dietro la macchina da presa dell'artista romana. L'edizione 2023 ha visto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, l'alto patrocinio della Regione Abruzzo, il patrocinio della provincia dell'Aquila, del Parco Nazionale della Maiella e il contributo della città di Sulmona, oltre al contributo del Ministero della Cultura. Intanto una vetrina collaudata per Introdacqua in 2000 si sono riversati nel piccolo borgo della Valle del Sagittario per la tradizionale festa del ringraziamento. C'eravamo anche noi, il nostro servizio. Il pubblico è quello delle grandi occasioni con vicoli, piazze, prese d'assalto dalle auto. La minaccia del maltempo non ha fermato entusiasmo e partecipazione a Introdacqua, che rinnova il suo canonico appuntamento con la festa del ringraziamento giunta alla 15ª edizione. In 2000 hanno raggiunto il piccolo borgo della Valle del Sagittario vestito a festa. La ricorrenza celebra l'antica usanza che vedeva contadini e artigiani ringraziare il Signore per il buon esito dei raccolti. Dal 2006 l'associazione Futura ripropone questa tradizione con degustazioni di prodotti a chilometro zero, coinvolgendo produttori locali, artigiani, detentori degli antichi mestieri. Il centro storico ha visto infatti l'allestimento dei padiglioni, dove è stato possibile fare acquisti e degustare prodotti realizzati secondo le vetuste ricette della gastronomia locale. Non sono mancati dolci, prodotti caseari, vini locali, articoli artigianali e altro ancora. Introdacqua con la festa del ringraziamento intende far riscoprire e far conoscere le sue antiche tradizioni, la sua storia secolare. Le premesse sono state le migliori, tenendo conto che si tratta di un appuntamento ormai collaudato, ha commentato il sindaco Cristian Colasante. Ormai questa è una festa ripresa nel 2006, visto che era una tradizione già degli anni 80. È stata rivisitata l'associazione Futura, sono stati aggiunti stand gastronomici, gli espositori e artigiani locali e, come vedete, come ogni anno, migliaia di persone ci sono venute a trovare. Un'altra nostra forza è stata, soprattutto negli ultimi anni, questi tanti americani, irlandesi, scozzesi, inglesi che si sono trasferiti ad Introdacqua e che ci hanno aiutato sia nell'allestimento che nell'addobbo, nonché la popolazione che ogni anno prova ad aiutarci con tante difficoltà, purtroppo ognuno ha i suoi problemi, però l'importante è esserci come sempre. Dopo di 2 anni di lockdown, l'anno scorso purtroppo siamo stati sfortunati perché è piovuto, però quest'anno abbiamo migliorato alla meglio, abbiamo recuperato alla meglio, grazie pure alla collaborazione della gente di Introdacqua che ci ha aiutato
e soprattutto ai gruppi di inglesi, scozzesi e stranieri che stanno qua, che ci hanno dato una grossa mano per allestire. Infatti lo vediamo, saranno lune, pieno di gente qua, e un altro anno cerchiamo di migliorarci ancora. Allora, come diceva il Presidente, in effetti dall'esperienza dello scorso anno, che il tempo non è stato clemente, piovuto dalla mattina, però abbiamo visto che comunque l'affluenza da parte della cittadinanza, sia dentro d'Acquese che da fuori paese e anche da fuori regione, è stata notevole. Quindi quest'anno, nonostante che il tempo non promettesse condizioni favorevoli, ma abbiamo comunque voluto fare questa manifestazione, che è giunta alla sua 17ª edizione. E quindi sì, ringraziamo chi ha collaborato con noi, chi sta collaborando, e anche la comunità straniera che ci sta dando una grossissima mano. Speriamo l'anno prossimo di poter continuare questa tradizione. Le persone si stanno divertendo ascoltando musica del gruppo dei MacBarry, e che tutti si possano divertire e avere un attimo di svago in questo periodo un po' così. Grande musica, grande anche cuore, quello di Jensenese, che ha incantato l'altro giorno il pubblico del Teatro Caniglia. Per noi c'era Gaetano Trigilio. Grande musica di un grande maestro, Jensenese, Napoli Centrale, che abbiamo la fortuna e l'onore di avere qui a Sulmona. Grazie a tutti quanti per la vostra partecipazione e il vostro sostegno a tutte le nostre iniziative. Quest'anno siamo impegnatissimi con l'ospedale, con l'Otorino Laringoiatria, per acquistare una macchina che servirà per le persone che hanno problemi di vertigini, labirintiti, e speriamo che diventerà un fiore all'occhiello per tutto l'Abruzzo. Questo succede grazie a tutti voi, grazie a tutti i nostri sponsor. Benvenuti a questo fantastico spettacolo organizzato dall'Associazione Romanini Fan Club. Un ringraziamento dovuto a loro che sono riusciti a mettere insieme, a creare questo connubio tra attività culturale e ricreativa e allo stesso tempo attività di solidarietà. Jensenese in concerto al Teatro Caniglia, ancora un'iniziativa dei Nomadi Fans Club e Vincenzo Bisestile per l'acquisto di un'apparecchiatura da donare al reparto Torino dell'ospedale di Sulmona. Noi facciamo un viaggio che parte dal mio modo di vedere la società, no? In poche parole, diciamo che partiamo dal 70 ad arrivare poi non al 2023, ma al 3023. Presente molto pubblico che ha ripetutamente applaudito. Sì,
Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Un'occasione per tornare a vincere, prima di tutto con se stessi, un modo per rendere invisibile la disabilità, e questo è il senso del progetto avviato dalla clinica San Raffaele di Sulmona, denominato Sport Disabili, un'offerta formativa riabilitativa che affianca lo sport alle terapie tradizionali e alla robotica. Dal 2021 contempla come disciplina ufficiale anche il tiro con l'arco sotto la supervisione di tecnici specializzati e certificati FITARCO, la Federazione Italiana del Tiro con l'Arco dell'Associazione Arcieri Peligni. In questo biennio la struttura abruzzese, tra le pochissime unità spinali d'Italia dove si pratica tale disciplina, è riuscita ad avviare un nutrito numero di pazienti di differenti età e con diverse lesioni midollari alla pratica del tiro con l'arco, portando alcuni di essi a partecipare, una volta dismessi, ad alcuni eventi sportivi di interesse nazionale. Aiutarli a ritornare a vivere nonostante le abilità compromesse dalla lesione, spiega il primario Giorgio Felzani, è una strada lastricata spesso di sofferenza, di sconforto, di apatia, e anche per questo che presso la unità spinale è nato e si è sviluppato. Per la clinica, oltre al miglioramento delle capacità funzionali, il progetto annulla le singole disabilità. Ma avanti intanto la stagione della camerata musicale sulmonese, ancora Gaetano Trigilio. Ancora un successo della Camerata Musicale Sulmonese, il concerto per fisarmonica di Richard Galliano. Passion Galliano. Richard ha cominciato a suonare la fisarmonica a soli 4 anni. Un incontro importante fu con Astor Piazzolla, famoso compositore argentino, che lo conduce a dedicarsi alla fisarmonica. Poche parole, diciamo, di presentazione e molta musica. Ascoltiamo. Thank you.
E all'ospedale di Sulmona non solo proteste, ma questa volta anche solidarietà. Una gradita sorpresa per l'ospedale Santissima Annunziata di Sulmona, che questa mattina ha ricevuto da parte dell'associazione San Giuseppe di Bugnara un televisore Smart TV, 5 termometri digitali, un tiralatte e 2 apparecchi aerosol destinati al reparto di pediatria e neonatologia. L'associazione San Giuseppe ha raccolto i fondi necessari per acquistare le attrezzature mediche grazie al torneo di calcio a 5 organizzato la scorsa estate dal 1 al 22 agosto e svoltosi nel campo sportivo di Bugnara. La consegna è avvenuta questa mattina alla presenza del primario di pediatria, il dottor Massimo Cinque, del dottor Alberto Capodacqua, della direzione sanitaria, della dottoressa Felicia Di Bacco, caposala del reparto di pediatria, e dei rappresentanti dell'associazione Agostino Di Censo, presidente del comitato San Giuseppe, Antonio Ramunno, organizzatore del torneo di calcio a 5, Angelo Ramunno e Livio Schiavo, del consiglio direttivo dell'associazione, Michele Stinziani, vice sindaco di Bugnara. Ringraziamo veramente di cuore il comitato San Giuseppe di Bugnara per questa bella iniziativa. Hanno pensato al nostro reparto di pediatria, quindi siamo veramente lieti di questa bella iniziativa e che va a vantaggio sicuramente di tutto il territorio, quindi bambini che transiteranno nel nostro reparto, e quindi siamo veramente contenti e soddisfatti di questa bella iniziativa e ringraziamo a nome di tutto l'ospedale, della direzione sanitaria, il comitato, e in questo momento un po' difficile, un po' dappertutto, diciamo, in questo periodo fra virgolette un po' buio, ecco, si vede ogni tanto qualche raggio di speranza, e quindi questa è una cosa veramente bella. Ci teniamo a ringraziare tutte quante le persone che hanno partecipato sia al torneo di calcetto che è stata utilizzata per fare questa raccolta fondi per fare la donazione all'ospedale di Sulmona, e sia anche alle squadre che hanno partecipato, eppure a tutti quanti i nostri sponsor che ci sostengono ogni anno. Quello che possiamo dire è fare del prossimo è una cosa bellissima, e spero che questo sia un messaggio non solo per noi ma anche per altre associazioni. A me resta solo da dire che la soddisfazione che noi veterani dell'associazione siamo riusciti a trasmettere ai ragazzi, la sensibilità, la voglia di fare e quella di prodigarsi per il prossimo, che poi il prossimo siamo noi stessi, quindi alla fine è un autogol se lo vogliamo vedere da questo punto di vista. Quindi grazie ai ragazzi che sono impegnati e sono sicuro che si impegneranno ancora, e perché no, ancora un'altra volta per l'ospedale di Sulmona. Allora, il comune di Bugnara come sempre da anni è vicino alle associazioni che operano sul territorio comunale, e in particolare a quelle associazioni che poi lavorano per il sociale. Anche questa volta, quest'anno, abbiamo realizzato un piccolo sogno, un piccolo regalo per questo ospedale, donando delle attrezzature per il reparto di ostetricia che sicuramente faranno comodo. E, quindi a nome di tutta l'amministrazione comunale, del sindaco e del consiglio, auguro buon lavoro a questo reparto, e affinché non venga chiuso, e queste associazioni sono veramente linfa per il territorio. Questi ragazzi che hanno organizzato il torneo vanno solo che ringraziati, e siamo fieri di loro. La donazione di attrezzature mediche al reparto di pediatria è un esempio di come la solidarietà e la generosità possano fare la differenza nella vita di tante persone, soprattutto dei bambini, che hanno bisogno di cure e attenzioni particolari. www.ondarinv.rv, il nostro sito internet che io vi invito a visitare per restare aggiornati su tutte le notizie, anche la nostra pagina Facebook, i canali social. Bene, io mi fermo qui. Grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.